Ciao amici di Prepper.it, finalmente è arrivato un nuovo video e oggi voglio parlarvi della mia nuova torcia tattica. Allora, onestamente non è che mi mancassero, che non avessi una già una torcia, però quando ho visto questo modello particolare sono stato colpito da un paio di particolari e mi hanno fatto venire in mente un paio di idee. Vado subito a presentarvi il modello A1 della A-Tactical. È una casa di produzione di torce a LED particolarmente potenti. Il nome già suggerisce qual è la destinazione d'uso principale per cui questi modelli sono stati concepiti e devo dire la cosa che fondamentalmente mi ha convinto di più è stato un fantastico rapporto qualità-prezzo. Ora, fermo restando il fatto che non si può risparmiare troppo se si vuole dell'equipaggiamento di qualità e soprattutto affidabile, è anche vero che personalmente io detesto spendere soldi per un marchio o comunque per andare a alimentare un mercato fondamentalmente fatto di pubblicità e altro. Quindi, dopo un tot di ricerche su internet, altre recensioni viste soprattutto che venivano dagli Stati Uniti, ho guardato questo modello e ho detto forse questo qui è quello che fa per me. Infatti, casualmente, la A-Tactical è una casa di produzione cinese, ma se fate un po' di ricerche scoprirete che casualmente è sempre molto vicina sia come stabilimenti, rivenditori, metodo di processamento degli ordini, eccetera, eccetera, ad altri brand più famosi, più noti e più, diciamo così, rinomati. E se andate a confrontare il design di questi prodotti con gli altri, beh, ci sono delle somiglianze che uno assolutamente dice non possono essere casuali. Quindi mi sono fatto l'idea che non sia un clone e i test che ho fatto me l'hanno, diciamo, confermato, non sia una mera imitazione, ma una casa di produzione cinese che una volta capito come si fanno i prodotti di una certa qualità e quindi impadronitesi del know-how, ha cominciato a fare una propria linea ed è al momento uscita soltanto con due modelli, la A1, che è quella che vado a presentarvi, e la A1S, che è il modello leggermente più potente, cioè leggermente, diciamo che arriva quasi al doppio dei lumen. Questo modello in particolare mi ha convinto perché, allora, la mia intenzione era quella di avere con me una torcia da EDC che fosse relativamente compatta, ma che poi potesse essere anche utilizzabile, diciamo, non soltanto per fare luce, ma anche dal punto di vista della difesa personale. Infatti, se andate a guardare le dimensioni della A1, rispetto a quella che potrebbe essere appunto di una penna tattica piuttosto che di un Kubotan, le dimensioni sono lì. Compatta, robusta, ha soprattutto quella funzione che per l'effetto difesa personale, secondo me, è fondamentale, che è l'effetto strobo. E oltretutto, quindi, come dicevo, economica, ha un LED dentro che è un LED della Cree, che è un XPG2, e ha una potenza, diciamo, ben oltre quella che potrebbe comunemente servire per far luce anche in condizioni di parecchio buio. 5 livelli di luminosità differente, oltre alle modalità particolari come lo strobo, che come abbiamo detto è secondo me fondamentale dal punto di vista della difesa personale e dal punto di vista della gestione delle emergenze, ha anche la funzionalità SOS, quindi praticamente cosa vuoi di più? Ve la faccio vedere un attimino più da vicino. Ok, ed ecco qui la scatola con cui vi arriva a casa. Allora, aprendola, immediatamente troviamo il foglio con le istruzioni, con le specifiche. Ecco qua la specifica del LED che dicevo prima, XPG2, e tutta quanta la variazione di intensità luminosa che abbiamo a seconda dei vari tipi di intensità che andiamo a mettere, fino a 550 lumens. Il modello successivo, la A-Tactical 1S, mi pare che arrivi fino a 1200, qualcosa del genere. In particolare, appunto, le cose che a me interessavano di più erano la modalità strobe e la modalità SOS, quindi il flash e poi il SOS in codice Morse già preconfigurato. Oltretutto è anche waterproof, cioè resistente all'acqua, con un IPX di 7. Poi infatti andiamo a vedere che avremo anche delle guarnizioni di ricambio per renderla completamente impermeabile. E altra cosa interessante è che se la fate cadere più o meno da 1,5 m, quindi da un'altezza normale, è resistente all'impatto. Ricaricabile perché ha questo cavettino USB che poi vedrete ci darà una sorpresa.
Possiamo utilizzare un qualsiasi caricabatterie di un cellulare o un power bank esterno o ring di ricambio, quindi questo per quello che riguarda la impermeabilizzazione totale della torcia. Allora, prima cosa da andare a notare, due switch, uno sul finale e uno a metà. Allora, questo fondamentalmente serve per accenderla e questo qui per il cambio delle varie modalità. Se lo provate all'inizio non funziona perché, eccolo qua. C'era questo dischetto isolante che serve a non far consumare la batteria, basta toglierlo. C'è la possibilità di far cambiare le varie modalità. Questo è l'SOS. E questo è lo strobo. Dicevamo, ricaricabile, però se andate a guardare lungo il corpo della torcia non c'è nessuna presa USB. A che uno si pone la domanda, ma dove cavolo l'avrà messa la ricarica? Ci sarà? Attenzione perché qua c'è un gioiellino tipico dell'ingegno cinese e di quelle idee strampalate che possono venire soltanto loro. La parte che è ricaricabile è la batteria stessa. Ops, esatto. Praticamente, se guardate la batteria, è il corpo esattamente quello di una 18650, ma sulla parte dove c'è il circuito c'è, qua non so se si vede, un connettore USB in cui si andrà a infilare direttamente il giacchettino USB da attaccare alla ricarica e quindi così andremo a ricaricare questa batteria da 2600 mAh. Ovviamente vanno bene anche qualsiasi altra batteria 18650, non è necessario che sia necessariamente questa, quindi potete anche portarvene dietro delle riserve. E qua sui lati dei contatti, non so se la macchina riesce a metterlo a fuoco, però ci sono due piccoli forellini che contengono all'interno c'è un LED che è quello che vi permette di capire lo stato di carica della batteria mentre la state ricaricando. Oh, questo come presentazione del prodotto è praticamente tutto. Poi, se volete, ho notato stranamente che sul sito di Prepper.it una delle cose che vengono ricercate più di frequente è appunto l'utilizzo della torcia tattica per la difesa personale. Se la cosa dovesse interessarvi, lasciatemi sotto qualcosa nei commenti, vediamo se eventualmente si riesce a fare qualcosa di più specifico, più verticale su questo argomento per chi potesse essere interessato. Bene, per adesso è tutto, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!